body stealing covers. I like to drink to myself. Buongiorno a tutti quanti. Allora, è da un po' che non ci vediamo, scusatemi, ma è un po' così. Non è facile riuscire a stare dietro a YouTube e più che altro a creare contenuti interessanti, perché poi girare un video è anche semplice, ma risultare insomma noiosi, quella è la parte difficile. Oggi è il 30 giugno, quindi giugno è praticamente finito, e è stato il mio compleanno la settimana scorsa. Ho festeggiato sabato, è stato davvero bellissimo, una mega festa, mega insomma, con 10-12 persone. Vi porto un po' con me oggi e vi faccio un po' vedere quello che faccio, e non che io faccia tantissime cose soprattutto fuori casa, perché io lavoro praticamente da casa e faccio molto fuori perché comunque è un gran caldo e meno vado in giro meglio sto, perché sudo davvero tantissimo, sto troppo male fuori col caldo e voglio andare a notte. Per pranzo ho fatto una piadina con farina di avena, che è questa qua, però è già così, è senza glutine, quindi così insomma ogni tanto si alterna anche un po'. Quindi ho preparato la piadina con circa 70 g di farina, 70 g di yogurt greco, un pochettino di olio e sale, un filino d'acqua tanto per riuscire a impastare. Non è venuta benissimo, mi è venuta meglio altre volte. Quello importante è che sia buona da mangiare. Ci metto dentro un po' di tacchino, un pochettino di insalata, dei pomodorini. Prova, assaggio. Oh mamma. Ovviamente ne ho fatte di più buone. Questa fa alquanto cacare. Ovviamente uno quando deve registrare, deve insomma del materiale da pubblicare, viene una ciofeca, ma... ah. Distrutta, però la voglia di cucinare non mi manca mai, è assurdo. Prova assaggio. Comunque ho tolto un po' di funghi e piselli che li ho tenuti per il sughetto di domani con la pasta. Direi proprio che ci stia benissimo un risotto. Buono, sicuramente qua ci stava benissimo la pancetta. Io è una settimana che sono a casa da sola, bellissimo. L'unica cosa è devo andare a fare della spesa. Poi sembra bene, tendo a finire tutto quello che c'è prima di andare a fare la spesa. Un paio di volte l'anno d'estate riesco a godermi un po' a casa per i fatti miei. Ho iniziato una nuova serie TV, nuova per me ma è già uscita da un po' di tempo, You, dove c'è uno dei protagonisti di Gossip Girl, Dan. E ma sapete che è proprio bella? Cioè, lui è uno psicopatico, stalker, infatti adesso ho l'ansia di uscire, ho l'ansia di parlare con gli uomini. E, è veramente bravo lui, però è bella la storia. Cioè, adesso ci sono già due stagioni, sto vedendo già la seconda. Una cosa abbastanza semplice, leggera, a parte magari nelle ultime puntate che c'è il clou della situazione. E appunto perché è così leggera, che lui è uno stalker che, vabbè, non vi voglio spoilerare troppo, mette ansia, sì. Sì, è troppo leggera per essere una questione così delicata. Cioè, là fuori io immagino ci siano davvero delle persone così. E quindi questo mi mette un po' di ansia. Ve la consiglio. Dance by myself, so I can do my own moves. No, I don't need a hint to hold tight.
times. Buon salve a tutti quanti, siamo al giorno dopo, come avrete visto, colazione stamattina con la torta. Allora, poteva venire meglio, diciamo. Speravo venisse più... è venuta sofficissima, però è un po' strana all'interno. Si è cotta, però beh, poteva venire meglio. Come vi dicevo, il sughetto che ho fatto ieri sera l'ho utilizzato per il pranzo di oggi. Ho fatto riso integrale e ci ho aggiunto del tonno. Stamattina sono stata al centro che abbiamo fatto un controllo con una mia cliente, sta bravissima, migliorando semplicemente un po' l'alimentazione, l'idratazione, ha perso in totale 20 cm in tutto il corpo dopo 3 settimane di programma e sono davvero fiera di lei. Dato che di Bologna la posso portare al centro e appunto che abbiamo, dove facciamo per me i controlli, dove abbiamo anche la bilancia con la propria pendenziometria, sono le 3, ho un'altra consulenza con una. È appena saltata la luce, cioè in realtà è saltata da 10 minuti. Ho visto che è saltata in tutto il condominio, quindi stavo cucinando, mi si è spenta la luce, il frigo non funziona, mamma mia. E avevo del tacchino da finire perché l'ho scongelato, quindi ho fatto delle specie di cotolette in padella. Le ho prima messe nell'albume con salsa di soia e poi le ho messe pangrattato, cucinato, e poi ci ho messo un po' di olio e limone. Col limone sono veramente pazzesche. Comunque io intanto sto guardando la Smarties. Come sei bella illuminata, Martina. Buongiorno a tutti quanti, luce è tornata. Allora, ho chiuso la giornata di ieri. Sono 3 giorni che sto filmando. La giornata di ieri comunque la luce è tornata. È venuta un po' la giornata libera perché ho un po' di cose da preparare. Che stasera ho invitato 2 mie amiche. Voglio preparare dei calzoni. Così mi è venuta. Quindi, allora, vabbè, dopo farò l'impasto, tipo impasto pizza. E poi dopo lo lascio lievitare 3-4 ore. Stasera ho visto una ricetta su internet. Pensavo di farne 2. Uno con semplicemente mozzarella e passata di pomodoro. E uno con mozzarella, zucchine. Farò una specie di aperitivo con un prodottino che mi è arrivato, ma ve lo faccio vedere dopo. E li ho già assaggiati, sono strabuone. Voglio metterglielo lì sulla tavola senza dire niente che cosa sia, e voglio che lo assaggino e insomma mi facciano sapere loro. Poi dirò che cos'è. E niente, ora spesa. Mi sono fatta la lista della spesa. Fatevi sempre la lista onde evitare di comprare cose a caso che magari avete già. E quindi insomma fate la lista, che è sempre ottima per risparmiare. Tornata. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho preso un sacco di cose. Ha solamente 20 euro. Allora, pomodorini datterini, che sono i più buoni, speriamo, in offerta. Banane, in offerta. Ciliegie, in offerta. Pesche. Ho preso un prosciutto cotto alle erbe. Alle erbe perché costava di meno di quello classico, magari buono. E in offerta, petto di tacchino al forno. Ho preso questo qua tropicale, anche lo yogurt greco, zero fette, che costa di meno del Total Fire, quello là. Quindi sentiamo com'è. Ho preso dei cubetti di prosciutto cotto perché non costavano tanto, questi sono a basso contenuto di grassi. Zucchine in offerta, bruttissime, infatti ne ho prese solo questo bimbo, questo velo bimbo, questa anguria. Mi va già anche adesso in realtà. Eccoci qua, fatto la doccia, d'estate lascio sempre asciugare i capelli così al vento. Devo assaggiare questo qua, mi è venuto un voglino. È lievitato bene l'impasto, sono andata a vederlo prima. Si sono congelati. Adesso preparo le zucchine. I still remember the feeling. Dance till I can't no more. All of this time I've been dreaming, dreaming on the dance floor. I still remember the feeling.
Allora, la forma è discutibile. Sono infatti un po'... come cazzo si fa la forma del calzone? È tipo a forma di sofficino, però mi sono trovato un attimo... oddio, vabbè, comunque l'importante è che sia buono. Poi la passata di pomodoro l'ho fatta cucinare oggi a pranzo, circa 40 minuti, con olio, sale, un po' di zucchero per l'acidità. E dato che ne è rimasta anche abbastanza, ti faccio il sughetto per la pasta di domani. Cioè, questa organizzazione, Chiara, sei un genio. Comunque adesso allestisco un po' la tavola per aperitivo. E come vi dicevo, faccio assaggiare a quelle mie amiche questa cosetta qua, che poi gli dirò ovviamente cos'è. Farò assaggiare le patatine proteiche di Herbalife, che le hanno appena lanciate. Queste sono gusto crema al formaggio tipo e cipolla, sono senza glutine e per vegetariani. Ci sono quelle gusto barbecue, che invece questi sono sia senza glutine ma sono per vegani, perché ovviamente in quelle c'è il formaggio, quindi sono vegetariane. Dance floor. Tell me you still remember. One day we'll be together. It's you and me forever. Dreaming on a dance floor. Dance floor. Ragazzi, buongiorno, in realtà buonasera, perché sono già le 5:30 e siamo al giorno dopo. Ieri sera è andata benissimo, alle ragazze è piaciuto tantissimo il calzone. Se vi va di seguirmi, seguitemi su Instagram, questo è il mio nome. Seguitemi lì, lì pubblico un sacco di ricette, alcuni workout, alcuni reel un po' da ridere. E non dimenticatevi di seguirmi comunque qua su YouTube. Scusate se non sono più tanto molto presente, e però insomma ogni tanto appaio e magari, ecco, vi faccio vedere più giornate della mia vita. Alla prossima!